Livorno si è stretta intorno a Miguel Vitulano per tributargli l'ultimo saluto. Ai funerali dell'attaccante amaranto degli anni 70 c'erano più di 1000 persone. Semplici sportivi, i tifosi della Curva Nord a cui Miguel era legato in maniera indissolubile, l'intera squadra del Livorno Calcio guidata dal tecnico Acori, tanti ragazzini del settore giovanile con i tecnici e i dirigenti e poi tanti altri personaggi a Livorno. Nella chiesa di Sant'Agostino abbiamo colto i volti provati di Igor Protti, di Ennio Bonaldi, dei fratelli Alessandro e Cristiano Lucarelli, dell'ex arbitro Bergamo e di tanti altri uomini di calcio che hanno condiviso con Miguel gli anni difficili ma anche pieni d'orgoglio del Livorno che navigava tra delusioni e sogni nell'allora Serie C. Sul feretro, vicino al c'erano la moglie, le tre figlie, i parenti più stretti, con il fratello arrivato nella notte da oltreoceano, erano state messe una bandiera argentina, la maglia della squadra di amici del calcetto, tante sciarpe amaranto e la maglia del Livorno con il numero 9 che la figlia minore ha voluto indossare. La funzione religiosa ha lasciato poi spazio all'abbraccio collettivo e all'uscita della bara accompagnata da un bellissimo applauso. Un momento struggente, con i tifosi che alzavano al cielo le sciarpe e ricordavano tra di loro quel centravanti tutto cuore e grinta che giocava e segnava, quel tecnico e quel dirigente appassionato che amava lavorare con i giovani e per i giovani. Ricordi di un grande atleta e, come amano dire in molti, ricordi di una grande persona. Addio Miguel. C'era Miguel Vitulano, che era l'eroe cittadino. Quella bellissima faccia da gaucho triste, mezzo argentino, no? Ed era l'ala sinistra della squadra, cioè aveva un sinistro potentissimo e assolutamente impreciso. C'era anche la filastrocca, ma lo sai chi c'è? È arrivato Vitulano, è arrivato da lontano, è venuto per... Aspettava Miguel. Era il più amato dai ragazzi dell'epoca proprio perché sfondava le reti. In questo stadio, 25 anni fa, è nato questo grande legame che ho con questa città, Livorno, e con... Uno vale. Le coreografie erano meravigliose sia da parte del Livornese che da parte di Pisani. Mi ricordo le famose 11 bare che prepararono i tifosi livornesi, come l'anno delle 11 galline buttate in campo con la maglia del Pisa. Molto lunga la salita. Dai che ci siamo quasi. Sembra che siamo arrivati, ma manca sempre ancora un po', eh. Oh, eccoci.
da lontano per segnare tanti gol. E il merendero è lì, è là, è lì che l'aspettavo. Miguel Vitulano. La prima volta che sono, diciamo, arrivato in Toscana, tutto a Livorno, è stata una casualità, perché con la squadra argentina del Boca Juniors noi si veniva a fare la Coppa Carnevale a Viareggio, e venendo da Roma chiaramente abbiamo scavalcato, non c'era ancora la superstrada, abbiamo scavalcato il Romito, e sinceramente vedendo questa costa siamo stati tutti noi ragazzi meravigliati dalla bellezza di questo mare e di Cina. Cosa che poi al telefono, raccontandole alla mia fidanzata, ora mia moglie, gli disse: guarda, c'era un posto in Italia dove siamo passati che sembrava Copacabana. Insomma, questo è stato un episodio che poi ha un po' condizionato la nostra vita, perché dopo qualche anno, quando ero venuto a giocare in Italia, prima a Perugia, poi a Salerno, e passando dalla Salernitana a Livorno, venne a fare le visite mediche, e chiaramente prendendo la macchina da Salerno, da solo, passo da Civitavecchia a Grosseto e ti scavalco ancora questo Romito e mi fermo con la macchina dicendo: ma guarda un po' dove sono venuto a capitare. Telefonando ancora a mia moglie, contento, dicendogli: ti ricordi quel posto bello che assomigliava a Ivana? Beh, si va a giocare lì. L'abbiamo adottata a Livorno e siamo qui da 30 anni. Sono gli anni in cui la rivalità con il Pisa torna a smuovere i sentimenti della gente. E probabilmente nell'azzurro mi esalta. Devo dire che col Pisa e con i pisani ho un ottimo rapporto. Loro dal lato sportivo mi odiano chiaramente, però hanno grande rispetto di me. Nel giro di 10 minuti, con chiaramente l'aiuto eccezionale del pubblico, da perdere 1-0 si andò a vincere 2-1, e quella volta segnai 2 gol al Pisa che mi rimase, diciamo, nella memoria. E poi per lo sportivo, chiaramente il gol segnato l'anno dopo all'Arena, che, diciamo, fu una specie di vendetta, perché si era perso il derby in casa 1-0. E quel giorno disse Burnic: non vi preoccupate, tanto si va a vincere a Pisa. Ha avuto ragione lui. Nel 1980, con Tarcisio Burnic in panchina, gli Amaranto arrivano ad un soffio dalla promozione. Si perse a Foggia e purtroppo ci si giocò la Serie B a Foggia, anche se devo dire che fu una partita che non la vidi troppo bene, una partita che fu delle cose che non ne sto a dirle, perché non è bello dirle, ma comunque si arrivò terzi e si rimase lì in C1. Gli anni 70 sono anni difficili, anni in cui però la tifoseria sa riconoscersi in alcuni giocatori, sa creare dei nuovi simboli. Il livornese vuole vedere il massimo impegno, la massima determinazione, e questa era una mia caratteristica. E poi perché in secondo analisi apprezzava il mio comportamento fuori campo, di massimo rispetto verso gli sportivi, qualunque sia questo sportivo. Io mi ricordo che con mia moglie e le mie figlie mi fermava dappertutto a parlare con la gente, cioè gli si dava la soddisfazione che loro meritavano. Questo rispetto che io avevo verso di loro, loro poi lo contraccambiavano nei miei confronti e nella mia famiglia.